è una parola che ho usato ad altro gruppo, non mi ricordo se l'ho usato a voi, con voi, che questa storia del fatto che l'attrito del corpo sta scendendo, è una forza d'attrito e quindi è sempre negativa, in modo che EB meno EA, che per l'appunto è il lavoro della forza d'attrito sul corpo, nello spostamento del corpo dalla posizione A alla posizione B, l'attrito fa un lavoro sul corpo e quel lavoro è negativo perché la forza è sempre in direzione opposta dello spostamento. Allora, voi vedete che nella misura in cui lubrificate e quindi di fatto non c'è attrito, allora la variazione di energia non c'è e dite che l'energia meccanica, l'energia macroscopica coerente di qualità è conservata. Invece se c'è attrito questa grandezza è negativa e quindi vedete che l'energia meccanica è inferiore a quello che aveva all'inizio e questo è indipendente dal fatto che il corpo stia scendendo, che se stava salendo, se il corpo saliva, se il corpo stava salendo la forza d'attrito era così, avresti avuto di nuovo avuto che se questa era la posizione B e questa posizione A, cosa cambiava? Cosa cambiava? Pensateci un attimo. Allora si dice che l'attrito è una forza dissipativa, non so se ho usato questa parola con voi. Come si dice, come la forza peso è una forza conservativa, perché si dice che è conservativa? Perché conserva l'energia meccanica. La forza attrito è una forza dissipativa, perché si dice che è dissipativa? Perché dissipa l'energia meccanica. Se voi siete degli eredi di una persona che ha lavorato per tutta la vita e ha accumulato una cifra in banca e voi dilapidate tutto, dissipate tutto, cosa avete? Invece di avere tutti i soldi concentrati, li sparpagliate dandoli a varie persone, no? Dissipate, dilapidate il vostro patrimonio che era bello e concentrato e voi l'avete diffuso in giro. Quindi si dice che dissipa energia nel senso che dilapida l'energia, la sparpaglia, la mette in posti che è difficile recuperare, appunto l'energia termica. Non riuscite a recuperare tutta l'energia termica, solo una parte, magari si riuscisse a recuperare tutta l'energia termica, non vi pare? Pensate a quanta energia c'è nell'oceano. C'è un sacco di energia in questa stanza, solo che la maggior parte è una forma di bassa qualità e non è facilmente usabile, non è facilmente riconvertibile in energia di qualità. Quindi dire che c'è una crisi dell'energia è un'espressione molto brutta, perché l'energia si conserva, quello che forse è più sensato dire è che c'è una crisi di energia di qualità. Stiamo degradando l'energia in forme che poi sono difficili da recuperare, perché sono forme di energia termica. E c'è un limite all'abilità di recuperare energia termica. Quando studierete termodinamica o problematiche di termiche, scoprirete che c'è la seconda legge dell'entropia, la seconda legge della termodinamica, che ti rimbalza un concetto strano che si chiama entropia. Quindi la prima legge della termodinamica essenzialmente dice che l'energia si conserva. Cambierà forma? Questo gesso ha una energia di qualità posizionale. Poi nella sua caduta quella energia posizionale di qualità, perché tutta questa mole di atomi è in una posizione, poi acquisteranno tutti assieme collettivamente in maniera coerente energia di qualità, di movimento di qualità, poi arriva qua giù e si ferma, si ferma tutto, che fine ha fatto tutta quell'energia? Quindi la prima legge della termodinamica dice niente paura, l'energia si conserva, semplicemente dovete includere l'energia termica. Invece la seconda legge della termodinamica dice ragazzi, potete convertire energia di qualità in energia termica quanto volete,
Infatti l'uomo, quando ha scoperto come fare il fuoco, cosa fa? L'attrito, no? Io sto convertendo energia di qualità, muovendo le mie mani, in energia di bassa qualità. Potete farlo quanto volete, fino a accendere un fuoco. Non avete visto tutti il film, quello di Tom Hanks che è sull'isola? È bellissimo il film. Quindi convertire energia di qualità, energia di calore, energia termica è una cosa che sappiamo fare benissimo. Tutta l'energia di qualità è convertita in energia di energia termica, tutta quanta, 100%. Ma fare il contrario non ci si riesce del tutto, non si riesce a convertire tutta l'energia termica in energia di calore. Magari si riuscisse, no? Per questo schizzerebbe su tutta questa energia incoerente di bassa qualità. Riuscirebbe magari aggrumarsi, a fare un'energia di qualità, ecco che il gessetto salterebbe su. Ma questo non è in programma. Peccato, perché avrei bisogno di 2 settimane in più. Il corso, invece di essere di 12 crediti, dovrebbe essere 15 crediti. Altre facoltà, altri atenei hanno fatto programmi di fisica di 15 crediti, dove si fa fisica meccanica, elettromagnetismo e termodinamica. La scelta di questa facoltà, non mia, è di fare corsi di 12 crediti. Peccato, perché la termodinamica è molto bella. Allora, vorrei fare una cosa, che è un'altra piccola incursione nella seconda parte del corso, ed è da qua che forse la parola flusso viene, non forse, è da dove viene il concetto di flusso. Allora, disegno prospettico, immaginate questo sia una parete, una superficie matematica perpendicolare alla lavagna, eccola qua. E di qua c'è una particella, e immaginate che la particella abbia una certa velocità in quella direzione, ok? Con un certo modulo V, quindi scriverò così, poi ci capiamo, no? Come si dice in italiano, un bambino che è svezzato, non ha più bisogno del biberon. E quindi ormai capite, no? E io vi chiedo, quella particella in un certo intervallo di tempo, da adesso, basta? Cioè un intervallo di tempo, questo è il tempo che scorre, da adesso a qua, riesce a superare quella superficie? Questa è una superficie matematica, non è materiale. Se è qua in questo istante, riesce in un intervallo di tempo ad arrivare là? Allora voi cosa fate? Dite, qual è la distanza? Immaginate che la velocità sia costante, così facciamo proprio considerazioni molto semplici. In questo intervallo di tempo, riesce da questa posizione ad arrivare qua? Se volete, pensatelo anche materiale, questo proiettile riesce a colpire e fare ding, questa è una superficie di metallo, tac, riesce a colpirlo in questo intervallo di tempo? Cosa vi chiedete? Quanta strada fa la particella in questo intervallo di tempo, no? E quindi quanta strada fa? Visto che è un moto unidimensionale, lasciamo perdere la notazione vettoriale, io vi dico, ok, questa è la direzione x, qual è la strada, quanta strada compie? Visto che è una velocità costante, voi dite che la distanza che copre è uguale alla velocità per l'intervallo di tempo. Banalmente, quindi lui riuscirà a colpire quella superficie se questa distanza è come minimo inferiore alla distanza tra, forse questo disegno prospettico è difficile lettura, e quindi faccio un disegno così, questa è la superficie, va bene? Rinuncio alla prospettiva. Quindi se questa distanza qua è inferiore a questa distanza, colpirà. Se questa distanza è superiore a questa distanza, non lo colpisce, perché lui, partendo da qua, se arriva al massimo fin qua, ovviamente lo colpisce, tutto là, no? Quindi immaginate un sacco di particelle
Quindi disegniamo questa distanza qua, supponete che questa distanza sia, eccola qua, questa è la distanza. Quindi io cosa faccio nella mia testa? Immagino questa è la mia superficie matematica, non è detto che sia materiale, se vi aiuta nel capire cosa sto facendo, immaginarlo una piastra di metallo, fate pure. Io sto facendo un discorso matematico in cui immagino, dovete capire che è una particella che è qui, che ha questa velocità, che ha la velocità, quale velocità? Tale che in questo intervallo di tempo copre questa distanza, questa particella in questo intervallo di tempo, forse io sto usando, speriamo che sia un'unità di quaderno. Ah, fantastico! Un'unità di quaderno. Solo che questo quaderno è flaccido e è difficile. Quindi lui in un intervallo di tempo delta t da questa posizione è arrivato fin qui. Lui la colpirà se è un pezzo di metallo. Ci passerà se è una superficie matematica. Questa particella ha maggior ragione, no? Quindi è abbastanza facile quello che sto immaginando. Questa ce la farà? Certo. Perché ce la fa? Perché è distante dalla superficie una distanza che è inferiore a quanta strada coprirà, giusto? Coprirà. Invece una particella che qua non riuscirà a colpire troppo distante, perché lui in un intervallo di tempo arriva al massimo qui. Mi capite? C'è qualcuno che non capisce quello che sto facendo? Quindi casomai questi rappresentano le frecce spostamento. Le frecce spostamento sono il vettore velocità per l'intervallo di tempo. Questa è la freccia spostamento. Quindi in questo intervallo di tempo, questo si sposta qua, colpisce o attraversa. Questo attraversa, questo non attraversa. D'accordo? Va bene? Allora immaginate che questa superficie abbia una certa area. Una certa area. Quindi voi immaginate una specie di volume, come si chiamerebbe questo? Un parallelepipedo? Può essere? Tutte le particelle che sono dentro quel volume matematico riusciranno a passare alla superficie A. Quelle che sono fuori non la passano, quelle che sono troppo distanti. Quindi questa profondità qua, cos'è? È proprio V per delta T? Quindi io sto individuando un volume che ha una area A e una profondità, sto immaginando un parallelepipedo che ha una questa superficie di area A e questa profondità V per delta V. Quindi qual è il volume di questa zona dello spazio? Il volume di questo parallelepipedo è A V delta T. D'accordo? Adesso immaginate che dentro lo spazio, qua avete una particella, questo sicuramente non oltrepassa. Questo qua su ovviamente non oltrepassa perché manca completamente il bersaglio, no? Quindi immaginate uno spazio pieno di particelle che hanno velocità V. E ognuna di queste coprirà in un certo intervallo di tempo delta T questa distanza qua. E lo spazio è per tutto. Alcune mancano, questo che sarebbe abbastanza vicino, manca completamente il bersaglio. Questa che prenderebbe il bersaglio è semplicemente troppo lontano. Quindi, se voi avete lo spazio riempito di particelle, solo le particelle che sono dentro questo volume matematico passeranno alla superficie. Tutte le altre non passano alla superficie. D'accordo? Allora, supponete che il numero di particelle per unità di volume, quindi lo chiamiamo densità di particelle. Per il momento immaginate che la densità di particelle sia uniforme, cioè in questo volume qua il numero di particelle che trovate è uguale al numero di particelle che trovate in un altro volume, in un'altra zona dello stesso volume. E cos'è la densità di particelle? Indichiamo la lettera m, e sia il numero di particelle in un'unità di volume, quindi nel sistema internazionale sarà un numero al metro cubo. Quante ce ne sono al metro cubo? Quindi è una densità di particelle, che sia chiaro, è una densità di volume, che sia chiaro che è di volume. Quindi aggiungo la parola, così c'è meno pericolo che di
non mi seguiate, la indico con la lettera n, quindi la dimensione di n è una lunghezza da meno 3. D'accordo? Ok? Se io vi chiedo quante particelle attraversano la superficie di area A, questa piastrella qua, come, cosa scrivete? Allora, quelle che stanno dentro il volume passeranno di sicuro, perché sono vicini e sono ovviamente sono mirate, cioè questo manca, abbiamo capito. Quindi tutte quelle che sono dentro il volume oltrepassano. Quante sono dentro il volume? Se n è il numero per unità di volume, allora il numero di particelle nel volume, quindi lo scriviamo numero di particelle o proiettili o quello che volete, numero di particelle che attraversano, non ho mai capito questa legge qua, la superficie A nell'intervallo di tempo delta t, quant'è? Quindi il numero di particelle che attraversano quella superficie nell'intervallo delta t è il numero di particelle che si trova dentro questo volume. E quanti sono? Se n è per unità di volume e il volume è questo, è evidente che questo numero è uguale a n che moltiplica a che moltiplica v per t delta t. Quindi indichiamo come il numero di particelle che attraverso la superficie all'intervallo di tempo delta t, la indichiamo che so con delta n, che è un delta perché si riferisce a un intervallo di tempo. D'accordo? Quindi quante particelle attraversano la superficie A per unità di tempo? Per unità di tempo cosa farete? Quindi n piccolo è la densità numerica, densità, non ho messo la parola numerica ma si capisce dal contesto, quindi è la densità numerica, densità di volume di cosa? Delle particelle, quindi è la densità, dove posso scrivere? Quindi il numero di particelle, le scrivo perché è meglio, quindi n è la densità. Che grattano sti gessi, densità numerica delle particelle di volume delle particelle, sto parlando di volume, la densità di volume numerica, quante particelle per unità di volume. D'accordo? Adesso supponete che queste particelle, vediamo un attimo di questo è quante particelle per unità di tempo attraverso una superficie. Adesso deve essere chiaro una cosa. Supponete che la superficie non sia in questa orientazione, ma sia che so inclinata. Quindi ecco la superficie, la stessa superficie, quindi cosa avevo fatto? Più o meno così, quindi la stessa superficie, solo che la inclino. Rispetto a cosa? Rispetto alla direzione di volo delle particelle. Quindi questa particella qua riuscirà a attraversare, sì, perché la distanza che copre in un intervallo di tempo è un quaderno, eccolo qua. Questo ce la fa? Non ce la fa! Questa ce la fa? Ovviamente, questo è banale. Questa qui? Non ce la fa perché manca il bersaglio. Capite cosa sta succedendo? Quando io inclino questo, alcune che avrebbero colpito quando era dritto, non lo colpiscono più perché ho inclinato questo. Addirittura cosa succederebbe se la superficie fosse così? Nessuno la colpirebbe.
cosa che si vede se questa è una piastra di metallo e spalate i proiettili così, non sentite i tin tin tin, solo che sorpide così o così, eh? Quando qualcuno, avete mai visto i famosi duelli che facevano una volta? La gente quando faceva il duello stava così o stava così? Dica sta così, a meno che non sei un suicida. Stai così. Vi ho raccontato la storiella, quello che vedeva dei filmati di Superman, ve l'ho raccontato? No. È venuto in mente adesso, l'ho detto all'altro gruppo. Quando ero piccolo, nei cinema, si andava a vedere lo spettacolo, il film principale. E prima del film c'erano tante volte dei piccoli filmetti. Poteva essere il cartone animato, di Topolino, di Pippo, o poteva essere qualche piccolo film. C'era la serie di Superman, che a me piaceva tanto. Ma sto parlando degli anni 60, cioè, 60, io sono del 57, quindi ho compiuto 56 anni l'altro giorno, e quindi sto parlando del 62, 63, avevo 6 anni, mi ricordo. Allora c'erano questi sceneggiati dove ci vedono questi cattivi, Superman aveva la visione a raggi X, no? E allora loro per non farsi riconoscere, i ladri, quando andavano alle banche, per non farsi riconoscere Superman, avevano degli elmi di piombo, erano delle stupidaggini pazzesche. Vi immaginate di andare in giro con un elmo di piombo pesantissimo. Comunque arriva la scena, loro sono là che stanno svaligiando la banca con le pistole spianate. Arriva Superman che scende giù, crack, con le mani così, e loro cominciano a sparare. Tin, tin, vedi scintille, no? Tin, 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 poi clic, clic, finito. Il ladro prende la pistola, lo lancia, e Superman cosa fa? Io che ho 6 anni mi vivo come un matto. Allora, attenzione, deve essere, spero che sia chiaro, che il numero di particelle che attraversa la superficie sarà, la scrivo così, intanto introduco un vettore, la indico così per il momento, la indico come J, il mio nome è Jeff, no? Juventus, non è Jeff, è Jeff, quindi non si dice, sarebbe in italiano, bisogna dire Juventus, no? Introduco questo vettore che è uguale a NV, guardatelo. Questo N e questo V è un vettore perché V lo è, no? V, la velocità delle particelle è un vettore. Quindi è un vettore che è il prodotto della velocità di questi proiettili per la densità numerica dei proiettili. Un vettore avrà la sua dimensione, no? Altra cosa, questa area la faccio diventare un vettore. Per esempio, supponete che io oriento quest'area in questo modo, col pollice, quindi disegno una freccia che rappresenta il vettore area. In giallo, in arancione. Questo è il vettore area. Sto facendo diventare l'area un vettore. Quando la piastra di metallo, la vostra superficie matematica è così, il vettore è per di là. Quando la inclinate, è per di là. Questo vettore velocità, e quindi J, che direzione ha? Questo è il vettore J. Fate il prodotto scalare tra questi due. Questo è il vettore A e questo è il vettore J, e quindi in realtà il numero di particelle che attraverso la superficie per unità di tempo è più corretto scriverla così, come J prodotto scalare A. Questa è la formula che tiene conto dell'orientamento, perché se questa superficie e i proiettili stanno venendo così, avrò un certo numero di proiettili per unità di tempo che colpiscono attraverso la superficie. Se la superficie è così, nessuno colpisce la superficie.
se è inclinato di un certo angolo, una percentuale colpisce. Quale percentuale è dato dal coseno? Di quale angolo? Di questo angolo qui. In questo disegno l'angolo vale 0, perché la freccia A e la freccia delle velocità, quindi di J, sono parallele. Così non sono parallele. Quando le proiettili vanno in questo modo e la superficie è messa così e quindi A è così, è evidente che sono perpendicolari e nessuna di quelle colpisce la superficie. Dovete fare il protoscalare col vettore area, che è perpendicolare alla superficie, ok? E da qui che viene la parola flusso. In questo caso si parla di un flusso di particelle. E cosa si fa? Per il flusso del vettore J, che descrive la velocità delle particelle e quante ce ne sono per unità di volume, questo in qualche modo sta descrivendo la pioggia di questi proiettili. Colpiranno la superficie A, dipende da come è orientato A. Quanti colpiranno la superficie per unità di tempo dipende dall'orientazione di A. Se il vettore A è parallelo a J, vuol dire che A è perpendicolare. Dovete ricordare che il vettore area è perpendicolare alla superficie. Quindi avere il vettore area parallelo a J vuol dire che la superficie è perpendicolare alla pioggia e intercetterà i proiettili. Quando il vettore A invece è perpendicolare a J, vuol dire che la superficie non intercetta i proiettili e a inclinazioni intermedie va col coseno. Ok? Perché col coseno? Pensateci un attimo. Perché va col coseno? Pensateci, lo chiederò. Fate un modo di giustificare voi stessi a via vostra zia, a vostra nonna, perché va col coseno. Ma tra quale angolo? Attenzione all'angolo. È l'angolo tra J e A, questa qui. Perché va col coseno? Perché vedete che questa particella qui, vi do solo un indizio, pensateci, questa particella qui ha una velocità in questa direzione, ma questa velocità può essere scomposta in una velocità che è parallela alla superficie e una parte velocità che è perpendicolare. Quale delle componenti della velocità è utile a colpire la superficie? Non è quella parallela, è quella che è perpendicolare. E quindi se vi fermate a pensare a qual è l'angolo, è il cateto adiacente, quindi il coseno. Ecco che vi ho dato la spiegazione, mannaggia. A cosa chiederò all'orale? Solo cose che ho fatto in classe o dovete anche venire un po' pensandoci contro vostro ricordo? Allora, il passo in più che voglio fare è di pensare che queste particelle, oltre ad esistere, abbiano anche una proprietà chiamata carica elettrica. Quindi immaginate che ognuno di loro porti una certa carica Q. Ok? Quindi oltre a essere particelle, portano la loro carica Q. E quindi, adesso, se N è il numero di particelle per unità di volume, qual è la carica per unità di volume? Se voi avete 100 particelle per unità di volume e ogni particella ha una carica di Q, qual è la carica che c'è dentro quell'unità di volume? 100Q. È molto semplice, che Q per N è quanta carica c'è per unità di volume. Ok? Quindi io introduco un vettore J che è Q N V. Sto mettendo Q. E quindi questo qui, J prodotto scalare A, cos'è? È la quantità di carica che attraversa la superficie A per unità di tempo. Questa era la quantità di particelle che attraversava l'area A per unità di tempo. Se ogni particella porta una carica Q, ecco che questa nuova J, che è Q, questo diventa la carica
che attraversa la superficie per unità di tempo. La carica, quindi la scrivo così, la quantità di carica che attraversa la superficie per unità di tempo è J prodotto scalare A. Quale J? Questo qui. Questo qui ha un nome, si chiama la, questo ha un nome e si chiama la corrente elettrica, la corrente di un fiume, c'è un flusso di acqua. Questo è un flusso di particelle, ognuna che porta carica, quindi si chiama corrente in questo senso. Cioè, avete una roba che fluisce, avete una pioggia di particelle, ognuna porta una carica, avete un flusso di particelle, avete una corrente, non d'acqua ma di carica, una corrente elettrica, chiamiamola così. Questa è la corrente elettrica dove? Che attraversa la superficie. Ah! Cosa si intende per corrente elettrica? Si intende la carica che attraversa la superficie A per unità di tempo, ok? Quindi la carica per unità di tempo. Scrivo tutta la frase. La carica che attraversa la superficie S nell'intervallo di tempo. Delta T è anche chiamata corrente elettrica, che attraversa A però, è la carica elettrica che viene intercettata da A per unità di tempo, è chiamata, è questa grandezza qui, quindi questa è la corrente elettrica che attraversa la superficie A, attenzione, d'accordo? Quindi questa roba qua come si chiama? Si chiama, come questo si chiamava la densità numerica e questo era la densità di carica, questa come si chiamerà? Qualcuno? Si chiamerà la densità di corrente elettrica. Ok? Questa è la densità numerica. Quindi moltiplicando per Q vi dà la densità di carica. Questa si chiama densità di corrente elettrica. Quando fate il prodotto scalare di J per l'elemento di area, avete la corrente. Quindi in ultima analisi, la corrente elettrica è quanta carica per unità di tempo. La densità di corrente, invece, per darvi questo dovete moltiplicarlo per un'area. Quindi, quali sono le dimensioni della corrente elettrica? La corrente elettrica tante volte viene indicata con la lettera I, ok? Quindi sto dicendo che la corrente elettrica che attraversa la superficie A è la densità di corrente elettrica moltiplicato scalarmente per il vettore area. È quello che sto scrivendo. Allora, nel sistema internazionale la corrente si misura in ampere, ok? In onore del signor Ampere. L'ampere può anche essere espressa, vedete cos'è una corrente? È una carica diviso un tempo. Un ampere nel sistema internazionale è una certa quantità di carica per unità di tempo. Nell'unità di tempo nel sistema internazionale sono i secondi, la carica nel sistema internazionale sono i coulomb. Il coulomb è una quantità di carica. Quindi un ampere è un coulomb al secondo. Quanto è un coulomb? È un numero molto grande, tra un attimo, di grado di cosa? Beh, è una certa quantità di carica. È una certa quantità di carica. Questi Q qua, queste particelle, chi potrebbero essere? Beh, potrebbero essere ioni, protoni, elettroni. La carica elementare è questo valore qui. La carica dell'elettrone è 1,602, è un numero sperimentale, un certo numero di cifre, per 10 alla meno 19 coulomb. Quindi qua, questo è il simbolo di coulomb, è una C. Quanti elettroni
vi servono per fare un coulomb. Canti. Fatelo velocemente, qualcuno mi dica quanti sono. Fate una cifra tonda. Immaginate che questo sia 1,5. Fatemi una stima. Quanti elettroni vi servono per fare un coulomb? Se ogni elettrone porta una quantità di carica che è espressa dal sistema internazionale è 1,6 per 10 alla meno 19 coulomb. Quanti elettroni sono? Ok? D'accordo? Quindi, se questi sono elettroni, attenzione, in realtà c'è una piccola precisazione, si mette un segno meno perché la carica del protone è esattamente lo stesso valore, ma di segno opposto. Quindi il protone e l'elettrone hanno segni opposti, si attraggono, storicamente si assegna il segno più al protone e il segno meno all'elettrone. Okay. Hanno la stessa carica ma di segno opposto. Quindi se questi sono protoni, immaginate che avete una pioggia di protoni, ogni protone porta quella carica là, quanti protoni ci sono per unità di volume? Questo numero qua. Quindi quanti coulomb ci sono dentro questo volume? Sarà questo numero moltiplicato per il volume. Quanti di quei coulomb sbucano nell'intervallo di tempo delta t? Quanti coulomb sbucano nell'intervallo di delta t è questo prodotto che tiene conto dell'orientazione della superficie A, che espone il suo fianco, espone il fianco o espone il petto, quindi esporre il fianco vuol dire minimizzare la probabilità di essere colpiti, eh? Esporre il petto è essere suicida, d'accordo? Coulomb al secondo sono un certo numero di ampere. Quindi questi nel sistema internazionale sono metri quadri, quindi J cosa si esprime nel sistema internazionale? Facciamo un passo indietro e non parliamo di unità di misura. Quindi nella seconda parte del corso abbiamo lunghezze, abbiamo massa, abbiamo tempo, abbiamo massa, che è il concetto più sofisticato, abbiamo impiegato settimane a chiederci cos'è la massa e tuttora alcuni di voi probabilmente non hanno capito cos'è la massa. Nella seconda parte del corso abbiamo anche una carica e quindi indichiamolo con la lettera che so, facciamo Q, ok? Q. Nel sistema internazionale le lunghezze sono metri, i tempi sono secondi, le masse sono chilogrammi e le cariche sono coulomb e mi sta bene. D'accordo? Quindi quali sono le dimensioni e poi le unità? Due domande connesse ma diverse. Quali sono le dimensioni di J? Quali sono le dimensioni di J? Lo vedete qui? O lo vedete qui? Usate la formula che volete. Questa qua, per esempio. Questa è una carica diviso un tempo. Una carica, quindi la dimensione di questo, è una carica diviso un tempo. La A è una lunghezza quadro. Quindi vedete che le dimensioni di J è una carica diviso il tempo per una lunghezza al quadrato, giusto? Diviso la lunghezza al quadrato, che lo devo dividere. Quando prendo una J e la moltiplico per una A, quindi quando prendo questo e la moltiplico per una A, ecco che ho le dimensioni di una corrente, va bene? Quindi nel sistema internazionale avrò, che so, 10 J sarà, non so, 10 cosa? Avrò coulomb secondi alla meno 1, metri alla meno 2, che so, U di X, perché è nella direzione U di X, perché è un vettore, d'accordo? Oppure potete dire anche che avete 10 cosa? Ampere al metro quadro, stessa cosa, no? Questo è anche uguale a 10 ampere al metro quadro nella direzione X, è lo stesso modo, no? Sì? Perché un coulomb al secondo è un ampere.
Va bene. Quindi se avete la densità di corrente e volete risalire alla corrente, cosa dovete fare? Moltiplicare per un'area. Ecco la formula generale. Che la corrente elettrica è uguale al flusso di J attraverso la superficie che vi interessa. Questa è la formula generale. Ogni piastrella di una superficie, ogni piastrella che usate per approssimare la superficie, vi chiedete: gli elettroni o protoni che siano riusciranno a attraversare quella superficie, quella piastrella lì? Dipenderà dall'orientazione, ovviamente, della piastrella e dalla direzione del moto di questi elettroni. Se in questa zona dello spazio gli elettroni vanno in questa direzione e la piastrella in questa zona dello spazio è messa così, avrete un flusso. Se la piastrella in questa zona è messa così, non avrete un flusso. Quest'altra zona avete elettroni che stanno facendo così. La piastrella come è messa? Quindi avete una superficie e vi chiedete quanti elettroni bucano attraverso la superficie per unità di tempo. Che problema matematico, che strumento matematico dovete usare? Quello lì. Quindi questo si chiama il flusso. Perché si chiama il flusso? Perché la gente ha cominciato a pensare in questi termini. Avete delle particelle che hanno una velocità, un vettore, e vi chiedete, buca la superficie se è orientato in modo giusto. Poi la gente ha detto, ah che bello, questa idea di queste frecce che bucano, perché non la applichiamo anche con le frecce dei campi vettoriali? Certo, lì non c'è qualcosa che fluisce, no? Non è che avete una particella di gravità o una particella di forza, è una freccia, e vi chiedete com'è il prodotto scalare col vettore area, e la chiamiamo flusso, perché ci fa venire in mente che il problema matematico è identico a quello di calcolare quante particelle, quanta carica attraverso la superficie per unità di tempo. Lo strumento matematico è lo stesso. Facciamo una breve pausa.